Benvenuti o bentornati alla Locanda del Drago. Oggi siamo qui con un gioco decisamente diverso da Brawl Stars. Infatti, dato che da piccolo mi piacevano molto i punta e clicca un po' misteriosi, ho voluto provare a riportarne uno e vedere se piace ai visualizzatori. Quindi, Murder in the Alps, si dovrebbe essere consumato un omicidio in un hotel sulle Alpi e noi saremo la detective che dovrà risolvere il caso. Buona visione. Ah, ok, ci sono i capitoli. Partiamo con il primo, ovviamente. Sono finalmente arrivata all'Hotel Regger. È un piccolo albergo nascosto tra le Alpi svizzere. Sfortunatamente il viaggio è stato un incubo. La tormenta alpina ha reso il percorso. Arresto. Ah, oh, c'è un errore! Percorso pericoloso. Sono riuscita però ad arrivare sana e salva. L'hotel è delizioso e Otto, il proprietario, è stato gentilissimo, anche se mi è sembrato preoccupato. Le chiavi di alcune stanze e l'album fotografico degli ospiti sono scomparsi, ma penso che Otto li abbia semplicemente persi da qualche parte. Riuscirà sicuramente a trovarli prima o poi. Ok, vediamo che qua c'è una schermata molto bella. Siamo all'ingresso dell'hotel. Io vado sempre con ordine in questi casi, quindi prima voglio vedere cosa ho dietro di me, quindi cortile, cancello. Va bene, qua c'è il cancello con cui siamo arrivati, anche l'auto. A quanto pare non è decisamente ai giorni nostri, guardate l'auto. Credo magari sarà negli anni 60. Sentiero per lo chalet. Ok, qui c'è una statua molto inquietante. Rientriamo nell'hotel e direi di andare alla reception, che magari ci sarà qualcuno ad aspettarci, no? No, ok. A quanto pare comunque abbiamo già conosciuto il proprietario che si chiama Otto. Anche questo non è un nome da giorni nostri, mi sa. Penso che farò un solitario. Ok, per davvero? È abbastanza imbarazzante dire che non so giocare a solitario. Perfetto, saltiamo solitario perché non so farlo. Proprio un bel gioco, ma ora si è fatto tardi. Sì, davvero un bel gioco che non abbiamo giocato. Immagino tu dovremmo andare nella nostra camera da letto. Ok, l'album scomparso. Sì, prima ne parlava. Vediamo dove potrebbe essere. Allora, magari è in questo armadio. Ecco qua, qui c'è un 6. Un oggetto collezionabile abbiamo trovato. Qui c'è una strana lucina. Ah, ecco. E qua bisogna cercare gli oggetti. Adesso vi farò un bel montaggio. La tattica che utilizzavo una volta era cliccare a caso. Ah, ecco, infatti qua hanno messo un modo per contrastarla, cioè ti frizza tutto se clicchi troppo. Qui cosa abbiamo? Una cassaforte, ok. E non so i numeri però. Allora, lì c'è l'elefante che ci serve. Una pigna, vediamo, una pigna. Eccola là la pigna. Serpente, molto facile direi. Comunque una cosa proprio bella di questo gioco è la grafica. E qua abbiamo a quanto pare i numeri per la cassaforte, quindi 5, 3, 9, 1. Bene, apriamo. Ecco, questo era il gemello. E dovremmo avere anche la penna qua da qualche parte, vero? Eccola qua, perfetto. La statuetta l'avevo vista, eccola. Qua c'è un medaglione, perfetto. Oh, cos'è questo? L'insetto. Ok. Ah, ma avete capito, si può pure zoomare. Utilizziamo l'indizio. Qua, la torcia, dovevo accendere la torcia. E lì c'è l'album fotografico, hai capito? Ok. A quanto pare ci sono delle foto strappate e comunque adesso abbiamo l'album fotografico nell'inventario. Stanza 5, siamo dentro. Il giorno seguente, ok, fanno un salto temporale. Ok. Cerchiamo tutte queste cose qua che ci chiede. Il secondo cassetto è bloccato, quindi iniziamo ad aprire il primo. No, a quanto pare no. Il terzo neanche. Il quarto, oh, il quarto almeno ce l'abbiamo. Il cappello direi che è in vista, la spilla sinceramente non so dove sia. E dobbiamo trovare 10 anelli, ok? Quindi 1, 2, 3,
E gli altri sette non sono più in questo cassetto. Abbiamo trovato pure la spilla, quindi... Ok, non serve chiuderlo. Va bene, calmati, gioco. Qui abbiamo la chiave per il cassetto numero 1, quindi apriamolo. Ah, manca pure la maniglia. Beh, perfetto. Proviamo ad aprire il numero 3 a sto punto, vediamo. Per fortuna c'è la maniglia, si sono ricordati di attaccarla. Troviamo già quella del cassetto numero 1 che dopo apriremo. Coltello, anche molto bello, e altri anelli, ok, uno. Apriamo, già vedo tutti questi anelli. Ah, ecco qua, dobbiamo usare questo per... non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama l'azione. Comunque ora dovremmo essere in grado di aprirlo, sì. Troviamo il profumo, il rossetto e i guanti. Allora, rossetto, guanti e il profumo, quello lì. Ok, ora possiamo anche trovare l'ultimo anello. Eccolo lì, era coperto dai guanti. Comunque, dovevamo trovare solo il cappello, però non si sa perché ci ha chiesto di trovare migliaia di altre cose. Abbiamo il cappello, andiamo. Ah, dovrei indossare il cappello, come si fa? Ah, con lo specchio, vero? Perfetto. Ok, scendiamo in questo hotel molto bello. Piano terra. Cucina e ci sarà la colazione. Ah no, dobbiamo trovarlo il posto della colazione. Ah, sarà nella sala da pranzo? Eccola. Good morning, Anna. Meine Damen und Herren, please allow me to introduce our new guest, Anna Myers. So nice to meet you, Miss Myers. I am Giovanni Rossi. Abbiamo incontrato un italiano, a quanto pare. McCain from the United States. Good morning, Anna. I am Father Lenz from Switzerland. And this is Ulla from Sweden. Hello, Anna. Professor Kinski has not come down yet. Ah, he probably drank too much whiskey and played too many games of cards last night. Or perhaps he had the romantic endeavor, Sandra. Well, gentlemen, gentlemen, please, sir. Our ladies present. Excuse. Anyway, it would be interesting to know how Professor Kinski is. He told me yesterday he was having heart problems. Perhaps someone should go and check on him. I can go. Where is his room? It's on the second floor, room number 10. I will see if he's there. Ok, direi davvero tanta gente, ma non lo sentite quella puzza di... Professor Kinski. Ah, eccola. Ho un bruttissimo presentimento, anche perché si chiama Omicidio sulle Alpi il gioco, quindi... A prendere le chiavi. Sono scomparse? Oh no. Ah, qua dobbiamo cercare le chiavi, guardate, c'è lo sbrilluccichio. Facciamo veloce perché sono curioso di vedere cosa è successo. Riesco a trovare l'origami. Oh, ecco la matita. Oh, ecco qua che troviamo il bullone. Manca la piuma e l'origami. Eccolo. Wait, I found some cigarettes.
Abbiamo trovato delle sigarette. Lei fuma? E chi è che fuma? Esatto. Andiamo. Corriamo alla porta. Ok, andiamo a cercare il coltello. E qua dove lo trovo il coltello? Aiuto. Ah, eccoli. Va bene. Allora, qua è molto incasinato, eh. Limone. Qua che troviamo? Nulla. Ah, qua dobbiamo... Ho capito. Serviranno dopo. Dobbiamo pesare qualcosa. Ah no, ecco, moneta. Va bene. Un bollitore. Oh, qua abbiamo... Ok, il mestolo. Questo ambiente è molto incasinato, eh. Provate anche voi a giocare. Cercate di trovare gli oggetti in questo scenario. Ecco il bicchiere, ok. Ah, bicchiere di sidro. Giusto, sì, sì, ok. Ecco. Abbiamo il cuculo. Ecco il coltello. Qui apriamo, abbiamo il formaggio, ok. Oh, ah no, qua abbiamo già visto. Qui in cima alla dispensa ci deve essere qualcosa. Mi basta scandagliare così e prima o poi trovo le cose, eh. Ecco, infatti. Mi sa che utilizzerò l'indizio. Ah, lo specchio. Ah, hai capito! Il bollitore è nello specchio, eccolo! Utilizziamo l'indizio di nuovo. Ah, ancora qua devo andare. Caffè numero 3, ma che? Ah, numero 3, ok, quindi devo fare 3. Ok, 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 ci sta. Ah, ecco qua! Dai, questo era impossibile senza l'aiuto, eh. Comunque, la cosa che ci serviva, il coltello, ce l'abbiamo. Torniamo velocemente da loro e entriamo nella stanza. Andiamo. Eccolo, lo sapevo. Allora, avrei un paio di cose da dire. Cioè, perché Otto ha subito pensato all'omicidio? Tutti pensavano all'infarto e lui subito, e se fosse stato ucciso. Quindi questa cosa già mi fa un po' dubitare. Adesso ci ha chiesto di chiamare la polizia e l'ambulanza, ma questa cosa la vedremo nel prossimo episodio, quindi rimanete sintonizzati e fatemi sapere se vi piace il gioco, così io continuo, perché a me piace molto. E al prossimo episodio.